sono originario del Lago di Garda e quindi sono molto preoccupato, come dovrebbero essere tutti i cittadini, sullo stato di salute proprio delle acque del Lago di Garda, che stanno vistosamente, anche proprio a vista d'occhio, deteriorandosi continuamente, con problemi per il pesce, con scomparsa di canneti, in un fenomeno drammatico che non ci si aspetta che possa succedere in regioni ricche e evolute come le nostre, che deriva da una parte dalla cementificazione delle coste, dall'eccessivo carico di speculazione edilizia, dall'altro da un depuratore collettore che ha una gestione e una progettazione disastrosa, per cui non riusciamo nemmeno a smaltire correttamente gli scarichi fognari, che è una cosa che uno immagina possa succedere in province come Caserta o Locri infestate dalla mafia, mentre è incredibile che succeda qui. E il problema è che rischiamo di perdere un tesoro naturale, che è anche un tesoro economico di valore inestimabile. La prima cosa da fare sarebbe bloccare nuove speculazioni edilizie, quindi impedire che ci sia un nuovo sovraccarico di scarichi fognari, di cementificazione, di asfalto, eccetera. E a lungo termine il rimedio sarebbe, per esempio, imitare il Lago di Costanza, cioè organizzare un sistema di depurazione delle acque efficiente e controllato e trasparente, senza corruzioni e senza mangerie a cui siamo abituati in Italia.